rappresento la famiglia. Loro sono i miei genitori, papà Simone e mamma Anna. Poi tutti loro sono i miei fratelli. Domenico, che è il più grande. Nico, Francesco e Stefano. Poi mi dispiace che l'unica sorella, Suor Concetta, non è con noi perché sta al convento. E quindi è suora. Buonasera a tutti, sono la mamma di questi meravigliosi ragazzi. Sin da piccola ho sempre desiderato una famiglia numerosa e con la grazia di Dio ho trovato un uomo che condividesse il mio stesso desiderio. Ci siamo sposati il 23 settembre, giorno di San Pio. Ci ritroviamo oggi, dopo una serie di circostanze, ad aver lasciato la nostra Napoli, ritrovandoci a due passi dal santuario di San Pio. Ci sentiamo guidati da Lui, sicuri che ci ha voluti qui, con la consapevolezza che non ci abbandonerà mai. Spesso mi viene chiesto come faccio a gestire una famiglia numerosa con così tanti maschi. La verità è una sola. La grazia di Dio ci sostiene. I sacrifici, quelli ci sono, le rinunce anche, ma nulla potrà mai valere la gioia di vedere la casa sempre piena. La realtà della nostra famiglia è quindi l'affermazione del dono della vita. Nel mio caso, ad ogni figlio che arrivava, venivo messa in guardia severamente dai medici per il pericolo della mia salute. Ma confidando nell'aiuto di Dio, della Madonna e con l'aiuto di un bravo sacerdote che ci ha assistito spiritualmente con i suoi consigli e le sue esortazioni, ci siamo ritrovati oggi a vivere la gioia di una famiglia numerosa. Ci impegniamo tutte le sere a riunirci e a recitare insieme il Santo Rosario. Non è sempre facile riunire tutti, ma noi mamme dobbiamo essere d'esempio ed esortare i nostri figli a pregare. Pregate per noi mamme, preghiamo per tutte le mamme, affinché ogni mamma possa essere incoraggiata e sostenuta. Buonasera, mi chiamo Simone e volendo testimoniare anche la mia esperienza della preghiera in famiglia, posso dirvi che anch'io avverto l'importanza e la bellezza della presenza del papà insieme ai figli, di pregare il rosario recitato tutti insieme. E finora abbiamo evitato, e spero che anche in futuro sia così, sia per i grandi che per i piccoli, di evitare il pericolo di vivere l'inconsapevolezza dell'assenza di Dio. E solo quest'idea, questo pensiero mi fa gioire tantissimo. Mi rendo conto che non è facile pregare tutti insieme, mi rendo conto che non è facile fare i genitori, soprattutto oggi, in questi tempi così duri. Mi rendo conto che non è facile accontentare tutti, soprattutto in una famiglia numerosa. Mi rendo conto che non è facile insegnare che se una cosa la fanno tutti, questo non significa che sia la cosa giusta. Come del resto, mi rendo conto che non è stato facile far accettare, soprattutto ai più grandi, il nostro trasferimento qui a San Giovanni Rotondo. Buonasera, io sono Domenico e innanzitutto vorrei approfittarne per fare gli auguri alla nostra mamma Celeste, a mamma, a nonna che ci segue e a tutte voi mamme in ascolto. Come diceva mio padre, non ho accolto con grandissima gioia l'idea di trasferirmi. Infatti mi era piuttosto difficile pensare di dover lasciare i miei ambienti, i miei amici così da un giorno all'altro. Ricordo un venerdì di febbraio, come ero solito fare, venivo qui per il fine settimana e quel venerdì in particolare ne approfittai, trovai un passaggio
Ricordo che proprio in macchina si discuteva del fatto che, secondo questi amici, io dovessi stare qui con la famiglia. Io, quasi scherzando, dissi che se Padre Pio mi voleva qui a San Giovanni, avrebbe trovato lì un modo. Se vogliamo vederla così, quel modo forse è arrivato quella sera. Infatti ricordo che ero sul divano quando un amico di famiglia mi ha proposto ed invitato a casa sua, dove sua figlia insieme ad altri ragazzi stavano preparando un musical sulla figura dell'Immacolata. Sono tornato quella sera a casa con una parte del musical, precisamente quella di Gesù. Questo ha significato venire a San Giovanni più spesso, quindi trascorrere più tempo con la mia famiglia. Sono stati proprio quei mesi a casa vissuti da solo che mi hanno fatto capire l'importanza e il dono della famiglia numerosa. Infatti quella libertà che tanto avevo desiderato i mesi prima, quegli spazi tutti per me a casa, si abbattevano ogni volta che, ritornando e aprendo la porta, venivo quasi colpito da quel silenzio che mi spaventava. Ero io infatti a cercare questa volta il chiasso, le voci di Settimio, di Stefano che giocavano, cantavano. Nascere nella famiglia numerosa ti abitua a questo clima e forse la cosa più bella è che non ti lascia tempo per essere triste, non ti lascia tempo per essere solo. C'è sempre infatti qualcuno pronto a tenerti impegnato. E che dire, quale momento migliore se non oggi per ringraziare mia mamma, mio padre, di come ci hanno cresciuto, di come ci hanno educato e dei valori che ci hanno sempre insegnato. Tante volte ci divertiamo noi figli a fare ribelli e ci convinciamo stupidamente che abbiamo ragione, ma in realtà è che forse è difficile crescere essendo alla loro altezza, all'altezza dei nostri genitori. Spesso mia sorella ci dice che noi un giorno dovremo dar conto ed abbiamo avuto tanto, quindi non avremo giustificazioni. Ed è proprio vero, noi abbiamo avuto tanto e dovremo dar conto di tanto. Non avremo scuse perché i nostri genitori ci hanno insegnato tutto ciò che è giusto, ci hanno dato una morale, ci hanno insegnato che bisogna vivere sempre attaccati al cuore di Maria. Ma forse la cosa più importante e bella che ci hanno donato è la coscienza. La coscienza che ogni volta che stiamo per sbagliare, almeno parlo per me che sto per sbagliare, ti dice aspetta, oltre questo limite non devi andare, fermati. Ed è lì che capisci che tutte le volte che loro parlano, a volte sembrano anche annoiare, dici oddio mi stanno ridicendo la stessa cosa. Ecco, capisci che tutte quelle cose, quegli insegnamenti non vanno perduti. Quindi lo dico a voi, come ai genitori che sono con noi in ascolto, non arrendetevi e continuate a dirci le cose giuste, perché non vanno mai perdute, anzi qualcosa rimane sempre dentro di noi. E quindi, come dicevo, la speranza e l'augurio che faccio a me e ai miei fratelli è quello di crescere, portare avanti i nostri valori, tramandarli poi ai nostri figli e poter dire un giorno di essere alla loro altezza. Ecco l'augurio che faccio a me e l'invito che faccio anche a voi giovani che ci seguite, di non vergognarci. Siamo fieri di essere cattolici, siamo fieri di amare Maria e cerchiamo col nostro esempio di insegnare agli altri giovani, ai nostri coetanei, che Dio non ci toglie nulla, anzi ci dona solo tantissimo. Vorrei salutarvi con un pensiero che mi sta tanto a cuore di Papa Giovanni Paolo II, che dice: prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. Ecco, io ci vedo come tanti fogli bianchi. E lasciamo in mano a Maria la penna e lasciamo che faccia di noi un capolavoro.